E per quanto riguarda il capitolo della malattia, ecco lì ho deciso di raccontare quella vicenda quando ho capito il tono con cui dovevo raccontarla. Ecco, non ero sicuro di volerla raccontare, poi a un certo punto ho capito che l'avrei dovuta raccontare con semplicità e ironia. Io mi ricordo un mio vecchio allenatore di pallavolo che diceva ai giocatori che volevano fare delle palombelle da metà campo, delle strane rovesciate, dei tiri impossibili, gli urlava il suo allenatore: non ti inventare niente, cioè non ti inventare nulla di strano. Ecco, per il capitolo dei medici della mia malattia io non mi volevo inventare niente, è bastato aprire una cartellina in cui avevo tenuto degli appunti con gli incontri, i miei incontri con i medici, e in cui avevo tenuto le prescrizioni, le ricette, e poi decidere di, senza inventarmi nulla, ma raccontando con semplicità e ironia, ma di raccontare quello che era successo. Naturalmente, per quanto riguarda le prescrizioni, le ricette che sono inquadrate, quelle vere nel film, siccome non sono un miserabile, ho tagliato dalla parte alta dell'inquadratura il nome del medico, o il telefono, l'indirizzo, insomma, però le ricette, le grafie, le prescrizioni sono quelle vere. E era importante per me raccontare quella vicenda senza compiacimento, cioè senza involontariamente fare una celebrazione della malattia o della sofferenza, quindi senza autocompiacimento e senza anche sadismo nei confronti dello spettatore, perché quando si racconta la malattia questi sono due rischi: il sadismo nei confronti del pubblico e l'autocompiacimento. Voglio raccontare tutto con molta secchezza. Naturalmente, naturalmente i tre capitoli sono non omogenei tra di loro, non è un film compatto, è un film che non nasconde la sua disomogeneità, il fatto che sono temi diversi, il fatto che sono stili diversi, che sono modi di raccontare diversi. Ecco, è un film che non nasconde, ma anzi esibisce la sua disomogeneità.